Friends del vostro Super Corris. In questo video, ragazzi, parliamo di Ferrari come avevo già annunciato che avremmo fatto un video storico sulla Ferrari. Lo so, video storico, oddio, corra. La storia non la vuole sapere nessuno. Tutti esperti di Formula 1, nessuno ne sa la storia. Se non sapete la storia, ragazzi, non potete giudicare quello che accade nell'attualità, oppure lo potete giudicare dopo che è successo. Prima non riuscite. Solo chi è competente di storia sa anticipare anche quello che accade. Ora siamo in una fase dove Ferrari da 16 anni non vince un mondiale, no, 17 anni non vince un mondiale piloti, da 16 uno costruttori. È una fase lunghissima, ragazzi, rischiamo di battere il record che spettava già la Ferrari di Schumacher, ovvero 21 anni senza titolo mondiale. La Ferrari che poi con Schumacher vinse dopo 21 anni il titolo mondiale e dopo 16 quello costruttori. Quindi il record costruttori già l'abbiamo equiparato. Quello piloti ci stiamo andando incontro, mancano solo 5 anni. Ora, qual è il discorso, ragazzi? Purtroppo Ferrari, se andiamo a valutare la storia, si vede come Ferrari vinca a blocchi. Vince alcuni mondiali, si ferma per diversi anni, rivince alcuni mondiali, si ferma per diversi anni, rivince alcuni mondiali. Purtroppo, ragazzi, la Ferrari non è mai stata un team capace di fare decenni consecutivi al vertice. Questa è la realtà, non che in Formula 1 tutti siano stati capaci, però di base Ferrari è stato proprio l'emblema di un team che corre da 80 anni in Formula 1 e di base non è mai riuscito a dare continuità alle proprie vittorie. Non a caso parte il mondiale di Formula 1, Ferrari vince i primi titoli mondiali, vince l'ultimo nel 64 e si ferma. Passano 11 anni prima di rivincere un nuovo mondiale con Niki Lauda nel 75. Ne vince diversi dal 75 al 79. Vince l'ultimo con Jody Scheckter nel 79 e poi passeranno addirittura 21 anni, fino al 2000, quando Schumacher vincerà il mondiale successivo. Ferrari, che comunque i mondiali costruttori li aveva vinti in quel periodo, 82-83, Ferrari è campione del mondo costruttori, però pure là bisogna aspettare. Schumacher fa un filotto di vittorie e poi rivince con Raikkonen nella Ferrari, vince due costruttori consecutivi in quel periodo e si ferma di nuovo. Ora rischiamo di avere il digiuno più lungo della storia. Elkann proprio in questi giorni ha detto: no, guarda che Hamilton non viene per la pensione e noi non batteremo il record che spetta alla Ferrari quando poi vinse con Schumacher di 21 anni senza titoli mondiali. Beh, ragazzi, secondo me siamo ben avviati a battere questi record. Probabilmente li batteremo perché io ad oggi non vedo una Ferrari da mondiale. Però, prima di entrare proprio nel video e farvi vedere i fatti per come sono andati, vi invito, se volete, a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza e c'è l'aiuto e il sostegno al mio canale. Grazie a tutti, adesso quando arrivi il volante sarete tutti ringraziati con l'immagine della donazione che avete fatto per l'acquisto del volante che doveva essere l'acquisto di una postazione. Poi ci è stata lasciata la postazione che avevamo e quindi abbiamo preso il volante. E ragazzi, partiamo con il video, andiamo a vedere un po' che succede in questi anni, che è successo in questi anni di storia della Formula 1 per i digiuni Ferrari. Tra gli anni 50 e gli anni 60 Ferrari ottiene diversi successi e di base non ha lunghi digiuni. Ricordiamo i mondiali di Alberto Ascari, di Fangio, di Phil Hill, di Ortuon, gente che ha vinto diversi titoli per la rossa. E anche nel costruttori Ferrari è stata presente, nonostante il mondiale sia stato indetto a fine anni 50. Nel 64 la Ferrari vince quello che è l'ultimo titolo. Riesce a ottenere il titolo costruttori e anche quello piloti con l'incredibile John Surtees, che da pilota vincente di motociclette diventa anche pilota vincente in ambito Formula 1. Molti non capiscono e non si rendono conto all'epoca, giustamente, che ci vorranno 11 anni di digiuno per far sì che Ferrari vinca di nuovo. Saranno gli anni degli inglesi che entreranno in pompa magna in Formula 1 per ottenere risultati straordinari e Ferrari farà semplicemente la comprimaria in quei mondiali, andando anche vicino alla conquista di alcuni titoli, ma di fatto non riuscendo mai ad ottenerli. Ferrari già nel 1974 rischia di vincere il mondiale con Clay e Regazzoni, cosa che non riesce, il titolo va ad Emerson Fittipaldi e alla McLaren. Nel 75 si interrompe però il digiuno Ferrari. Niki Lauda, giovanissimo, a sorpresa, riesce a vincere il mondiale. Ferrari fa doppietta mondiale, piloti e costruttori. Nel 76 purtroppo solo
La rinuncia del Fuji non permette a Lauda di bissare il mondiale, ma arriva comunque un bellissimo costruttori. Nel 77 Lauda torna campione del mondo piloti e Ferrari costruttori. Tolta la parentesi Andretti, Lotus del 78, nel 79 Ferrari vince altri due titoli mondiali, piloti e costruttori. Da lì purtroppo inizia quello che ad oggi è il digiuno più lungo, perché se Ferrari nel costruttori riesce a bissare due mondiali nell'82-83, quindi ottenendo comunque delle grandi prestazioni di squadra, purtroppo il titolo piloti da quel 79 arriverà solo molti anni dopo, quando Schumacher lo riporterà nel 2000. Infatti, proprio nel 2000 Ferrari rompe l'incantesimo che l'aveva tenuta lontana dal mondiale per ben 21 anni. Parlo di mondiale piloti. Schumacher vince all'ultimo secondo su Häkkinen e riconquista il titolo a Maranello dopo Scheckter nel 79. Nel costruttori chiaramente l'attesa era molto inferiore, dato che Ferrari dall'83 aveva rivinto il titolo nel 99. Quindi un digiuno lunghissimo di ben 21 anni, ragazzi, per quanto riguarda il mondiale piloti e ben 16 per quello costruttori. Da lì la Ferrari vince 5 mondiali consecutivi con Michael Schumacher, ha 2 stagioni nulle nel 2005 e 2006 perché non vince nessun titolo. Nel 2007 torna a vincere con Raikkonen il mondiale piloti e quello costruttori. Nel 2008 si aggiudica il mondiale costruttori senza vincere il mondiale piloti e da là inizia un altro digiuno. Da quell'ultimo mondiale nel 2007 e nel 2008 Ferrari inizia una lunga serie di anni dove non riesce a vincere. Ci va vicino prima con Alonso nel 2010-2012, ci va non vicinissimo con Vettel nel 2017-18 e sembra poterci provare nel 2022, salvo poi ritrovarsi lontanissima dal vertice. Sono passati sostanzialmente 17 anni dall'ultimo mondiale piloti conquistato, quindi fra 4 anni si eguaglierà il record dell'era prima di Schumacher. Nel mondiale costruttori ne sono passati 16. Quindi Ferrari a questo punto rischia davvero, se non si inverte la rotta, di ritrovarsi ad essere un team che il mondiale non lo vincerà per anni ancora. Non basta l'arrivo di Hamilton per cambiare questa situazione. Detto questo, ragazzi, come potete vedere, i digiuni Ferrari sono andati via via sempre allungandosi. Quindi quello del 2000, cioè il primo di 11 anni tra il 64 e il 75, il secondo di 21 anni dal 79 al 2000 e quello attuale dal 2007 al 2024. Perciò ragazzi, vedete come Ferrari non è nuova a questi lunghi digiuni e probabilmente ci dobbiamo preparare al peggio. Quindi come vedete ragazzi, non è una novità per Ferrari avere dei lunghi digiuni. Se vediamo negli anni 70 il digiuno finì perché Enzo Ferrari davvero rivoluzionò la squadra, diede pieni poteri a Forghieri che creò comunque delle macchine eccezionali, prese i piloti comunque per l'epoca ottimi, c'era Montezemolo giovane e molto motivato a tornare a vincere e Ferrari riuscì anche perché c'era un gran bisogno di soldi. Non a caso Ferrari gli anni precedenti aveva rischiato di finire sotto la Ford. Anni 90 uguale, Ferrari torna a vincere dopo anni che non vinceva perché sostanzialmente la produzione di auto stradali inizia a crollare e Ferrari è costretta a rilanciare il brand in Formula 1, altrimenti rischia di fare un flop di vendite stradali e di mettere in crisi proprio il marchio. Ora ragazzi, la problematica qual è? La grande differenza è che Ferrari oggi non c'ha bisogno di vincere in Formula 1 per vendere le macchine, quindi Ferrari ha un fatturato in aumento anno dopo anno, vende migliaia di macchine ogni anno. E quindi vedete come questo digiuno potrebbe anche prolungarsi, dato che Ferrari non ha quella necessità impellente di vincere, dato che le vendite vanno a gonfie vele. Questo che mi preoccupa a me. Quindi, dire che Ferrari può fare i record di digiuno nel mondiale, sì, secondo me siamo sulla strada che ci porterà a fare il record. Secondo me passeranno più di 21 anni, che sono quelli da Scheckter a Schumacher nel mondiale piloti, e passeranno più di 16 anni nel mondiale costruttori, ma di base già ci siamo, eh. Costruttori già siamo a 16 anni, quindi automaticamente già l'anno prossimo l'avremmo battuto questo record. Vediamo un po' che cosa accadrà. Io spero sempre di sbagliarmi quando faccio questi video, ragazzi, però difficilmente lo faccio, quindi speriamo che Ferrari si riprenda, cacci un po' fuori l'orgoglio e le palle e dimostri quello che vale. Fatemi sapere il vostro pensiero e ci vediamo nei prossimi video. Whoa!